dobbiamo tenere conto solo della equazione della quantità di moto, equazione dell'energia. Voi tutti conoscete che c'è una terza equazione di cui dobbiamo tenere conto, che è l'equazione di conservazione della massa, ovviamente. Sono cose che sembrano ovvie, ma se fossero così ovvie come vi sembrano a voi in questo momento, tutta l'idrologia sarebbe scritta in un modo diverso. Allora devo anche scrivere l'equazione della massa, perché per esempio se chiamo V il volume di acqua, che la mia variazione del volume di acqua nel tempo, a che cosa è uguale? È uguale alle precipitazioni, che sono quelle che, e mi rendo conto che qui avrei dovuto mettere precipitazioni sotto per mettere la freccia che va in dentro, avrei dovuto mettere le frecce nella direzione sbagliata, nell'altra direzione. Allora, le precipitazioni comunque vanno, entrano nel volume di controllo. E ne escono quali? Esce la parte di evaporazione, qui non c'è più il lambda, perché questo è l'evaporazione come massa che se ne va dal mio volume di controllo, e ho meno Q, tutti i vari tipi di deflusso che ho identificato. Vi faccio una domanda. Questa equazione è un'equazione alternativa o è un'altra equazione a cui l'evaporazione deve rispondere? Beh, la risposta è ovvia, l'evaporazione deve rispondere anche a questo tipo di equazioni, cioè la massa deve essere conservata, la quantità di moto trattata nel modo adeguato. Bisognerebbe da dire che deve essere conservata anche la quantità di moto, se poi sapessi trattare le dissipazioni in modo corretto. Dunque la massa conservata e l'energia conservata. Quindi anche questa equazione deve essere conservata. Io quando tratto il fenomeno dell'evaporazione o della traspirazione o dell'evaporazione dei suoli dovrei scrivere tutte queste equazioni contemporaneamente e risolverle contemporaneamente. Di solito non lo si fa mai. Se non c'è acqua disponibile, non possiamo evaporare niente, ovvio, ma è ovvio nel momento in cui lo facciamo in questo momento. Ma perché io lo sottolineo? Perché per esempio prendiamo dei modelli globali del ciclo idrologico. Modelli globali del ciclo idrologico, per esempio, non tengono conto generalmente della variazione dovuta alla topografia, perché questi modelli globali prendono un punto ogni 10 per 10 km, per esempio. Cioè tutto quello che c'è dentro, prendo un rettangolo di 10 per 10 km, spianano tutto quello che c'è dentro. E quindi quel punto, cioè ci potrebbe, se noi guardiamo la scala più fine, in quest'area di 10 per 10 km, ci potrebbero essere dei punti in cui c'è acqua e degli altri punti in cui non c'è acqua. Però il modello che vede, come diciamo, in maniera astigmatica le cose che succedono, evapora un po' ovunque, evapora dove c'è l'acqua e evapora anche dove non c'è acqua. E questo comporta poi dei risultati che si accumulano nei calcoli che si fanno a livello globale. E quindi bisogna sempre starci un po' attenti, perché in alcuni casi naturalmente la configurazione geometrica delle acque superficiali, delle acque sotterranee, o come avete visto prima anche semplicemente la configurazione spaziale dei suoli, o l'orientamento dei suoli, ha un effetto rilevante su che cosa può evaporare e che cosa non può evaporare. Non si può generalmente fare semplicemente una media di quello che succede dentro. Ne consegue che per esempio anche i modelli climatici da questo punto di vista sono estremamente deficitari, nonostante in media diano dei risultati che devono considerare, che si considerano attendibili. Però nel piccolo posso andare degli errori molto grandi.
Quindi questa è la seconda, il secondo messaggio, deve essere conservata anche la massa, ovviamente.